A Vi racconto la bellezza, oggi parliamo di cinema e lo facciamo con un'attrice speciale, la principessa Isabella Orsini, dei Ligni La Tremouille, che è a Gallipoli. Benvenuta, principessa. Grazie. Benvenuta. Tendo a precisare che sono un'ex attrice, ora produttrice. Ho una società di produzione in Belgio e ho fatto 24 film nella mia carriera, però ora ho 3 bambini e quindi mi occupo soprattutto dei bambini. Ecco, in questo momento sta facendo soprattutto la mamma. Faccio la mamma e poi andrò a Venezia il 30 perché ho un film in concorso di Liliana Cavani, L'Ordine del Tempo, che è un film bellissimo. Io poi adoro Liliana e poi lo stesso giorno daranno un premio anche alla carriera, a Liliana. Benissimo. Senta, lei ha recitato in teatro, ha recitato al cinema e ha recitato in TV. Sì. Quale delle tre preferisce? Quale dei tre generi di recitazione ha preferito? È difficile, se la contando nel cinema e il teatro. Il teatro è un'adrenalina costante, certo, quotidiana. Devo dire che la più bella esperienza che ho avuto è con Maria Letizia Gorga e Antonio Giuliani al Teatro Parioli, dove ero protagonista su Che fine ha fatto Cenerentola per 6 mesi. È stato bellissimo e molto bello essere ogni giorno in scena, vedere questo pubblico, la partecipazione di tutto. Però il cinema è la mia passione. Certo. E il film che ho preferito è Victor Young Perez, dove sono un protagonista in Francia e non è mai uscito in Italia questo film, bellissimo. Che si conclude ad Auschwitz, mi diceva. Si conclude sì, nel campo di concentramento di Auschwitz. È questa storia di Mireille Balan, che è un'attrice, la Marlene Dietrich francese degli anni 30. È un'attrice straordinaria, bellissima, e che si è innamorata di questo boxer, di questo come si chiama, boxer in italiano, di questo pugile ebreo tunisino. È una storia vera. E lui praticamente, siccome era ebreo e è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, lui purtroppo dovrà andare ad Auschwitz e quindi la inseguirà. Mamma mia. Senta, noi siamo appassionati di cinema e molti dei suoi film li abbiamo visti. Bagnomaria, per esempio, Velocità Massima, stupendo. Ricordati di me, Modena. Ricordati di me, ha lavorato con Muccino. Sì, ero molto giovane. Diciamo che ho fatto una grande gavetta, ho fatto tantissimi film quando ero parecchio giovane, ho iniziato a 17 anni, quindi ho iniziato a 15 da fare teatro con Filippo Timi a Perugia e poi ho continuato a fare altro studio e allo stesso tempo ho iniziato a fare cinema con Panariello, il primo film che ho fatto con Giorgio Panariello. Muccino, anche un bellissimo ricordo con Monica, che era molto molto carina Monica con me durante i film. Poi ho fatto cose più impegnate crescendo. Ho fatto anche Il sangue e la rosa come protagonista e poi mi sono sposata, ho sospeso il cinema e la televisione per un periodo. Sangue e la rosa era una serie televisiva di 3 puntate molto lunghe, addirittura abbiamo fatto più share che mi ricordo Miss Italia dell'epoca. E quindi è stata una grande soddisfazione, ero con Arnella Muti, Virna Lisi, Giancarlo Giannini e mi chiamavo Isabella nel Sangue e la Rosa. Poi vabbè, in televisione ho fatto Il Bello delle Donne, Caterina e le sue figlie. Ecco, infatti le stavo proprio dicendo questo, Caterina e le sue figlie, Il Bello delle Donne e L'Onore e il Rispetto. L'Onore e il Rispetto, dove Lottieri mi ha dato un ceffone veramente. Infatti okay. Serena era talmente entrata nella parte che poi quel periodo era fidanzata con Gabriel Garco, prima del suo coming out. Sì. E siccome io e Gabriele eravamo molto amici, lei mi dette veramente un ceffone. Ma comunque sono dei bellissimi ricordi. Senta, principessa, lei ha studiato all'Actor Studio sia a New York che a Roma. Assolutamente. La più grande scuola di recitazione del mondo. Ho studiato a New York, ho studiato anche con Bernard Diller a Los Angeles, con Bernard Diller a Roma, perché veniva anche a fare delle classi a Roma, e poi ho fatto soprattutto 6 anni con Francesca De Sapio. Francesca De Sapio, diciamo, è l'unico membro riconosciuto dell'Actor Studio qui in Italia e è una persona straordinaria che ancora esercita, infatti consiglio a tutte le persone che vogliono fare teatro o comunque cinema di lavorare con lei. Ecco, dalla mia classe, per dire chi avevo in classe con me, avevo Violante Placido, Luisa Ranieri, Pier Francesco Favino, avevo
Gabriele Mainetti, che adesso con cui ho fatto un film, Freaks Out, l'ho prodotto io, l'ho coprodotto io, ho preso un Davide di Donatello. Avevo Caterina Murino in classe, poi avevo Claudio Santamaria, insomma era una classe molto ricca di tutti attori che adesso sono attori di successo. Lui è mio figlio, uno che ha fatto dei, uno dei tre figli. Hai fatto tu quello con le luci, non ti ricordi? Sì, saluta amore. Quello che è mezzo lupo, ciao. Lei è tenaissima. Allora, i tre figli meravigliosi. Lei è tenais e lei è altea. Ecco qui, è un crescendo, è in altezza. È un crescendo in altezza. E voilà, giustamente sono in vacanza qua in Puglia con i miei bambini, con la mia famiglia e anche con i miei genitori. Adoro la Puglia e mi ritiro sempre qua un paio di mesi all'anno. Senta, come si passa dall'essere attrice a produttrice? Lei ha proprio il cinema nel sangue perché ha voluto fare la produttrice, sta facendo la produttrice. Beh, ho studiato tanto e mi piace moltissimo tutto quello che è cinema e ovviamente la produzione. No, grazie amore. No. Va bene. Anche tu hai una? Dopo. Allora, grazie. E ovviamente ho studiato tanto e rimane una cosa estremamente importante per me proseguire, soltanto che bene, con tre bambini, ho poco tempo di partire 2 o 3 mesi per girare il film e soprattutto io sono una mamma pull, una mamma chioccia, quindi mi piace molto, diciamo, seguire i miei bambini, seguire i loro compiti, non lasciarli soli. Sarebbe veramente impossibile partire 3 mesi lasciandoli soli così. Invece la produzione la posso fare, è una casa di produzione che si chiama Gabbusters Production, che è in Belgio, e posso anche tranquillamente seguire tramite internet, oppure parto 2 giorni, tipo adesso a Venezia parto 2 giorni, però non devo partire quei 2 o 3 mesi che normalmente richiede un film, ovviamente. È complicato. Ovviamente. E poi è una vita un po' difficile. Sì. Non è detto che non tornerò a fare qualche film o qualche cosa, tipo qualche cameo in qualche film che produco, però non... Ora è una cosa più... Aspettiamo che crescano un pochino loro, no? Magari si sì, sentirà e poi crescendo magari ci sono altre priorità nella vita, certo, capito? Quindi capisco. La famiglia, meno stress. La vita del set è bellissima e anche diventa una grande famiglia quella del set. Ma senta, giusto per concludere questo discorso sul cinema, lo stato di salute del cinema italiano, secondo lei qual è al momento? Beh, ecco. È ottimo lo stato di salute del cinema italiano perché stanno migliorando. Io stessa, che porto un gap production, appunto le produzioni belghe anche in Italia, posso portare dei soldi del Belgio, prima li portavo in Francia, per cui praticamente tutti i film francesi che avevano difficoltà a concludersi, a chiudersi, con un 30-40% che mancava, lo chiedevano al Belgio. Adesso comunque essendo molto nazionalisti i belgi e anche i francesi, diciamo i francesi si sono chiusi completamente in se stessi e gli italiani invece si sono, diciamo, più affidati al Belgio, e quindi io come produzione belga porto un gap a tutti i film italiani. Per questo appunto mi sono un po' trasferita a Roma e sono un annetto e mezzo che vivo a Roma, al posto che vivere a Parigi, anche per questo motivo. A parte che Roma è bellissima e poi mi mancava molto l'Italia. Bene, noi la salutiamo. E lei è qui a Costa Brada, come si trova in questo ambiente? Molto bene, è il secondo anno che vengo, sto portando anche un sacco di amici, sono tutti molto gentili, cordiali. È un bellissimo ambiente, il mare è meraviglioso, è un posto bello e pulito. E poi la masseria che ho preso è una masseria bellissima perché è questa masseria antica del 1500. Ecco, noi le auguriamo di diventare anche cittadina del Salento, no? Perché sto magari cercando ecco, una masseria, infatti... però sto cercando una masseria molto antica, quindi poi... per passarci più di 2 mesi. Insomma. Magari succederà e noi glielo auguriamo perché il Salento, come lei stessa ha detto, è una terra meravigliosa. E già tanti artisti l'hanno scelta, come lei sa. Ecco. Quindi ci auguriamo presto di vedere anche la principessa Orsini qui, cittadina del Salento. Principessa Deligne la Tremuoie. E io sono Antoine. Io sono nata Isabella Orsini, e sono la principessa Deligne la Tremuoie. E io sono Antoine. Salutiamo allora.
Beh, salutiamo anche il principe, ci salutate papà, mi raccomando, mi Ok, raccomando. va bene. Comunque si chiama Edoardo. Ciao, grazie. Grazie, Ciao, grazie. ciao, buona giornata.